È il gran giorno di Inter-Juventus e tutti i riflettori sono posti sulla sfida che, seppur non decisiva, rappresenta una prima proiezione indicativa di chi potrebbe trovarsi in vetta alla classifica di Serie A al termine della stagione. Da qui all'ultima giornata di campionato, però, ci sono comunque molte altre partite, ciascuna delle quali intrisa di una particella di fatalità sulle sorti delle due squadre rivali. Da un lato i nerazzurri si presentano favoriti sulla carta, ma con un profondo rispetto nei confronti di una formazione che, dall'altro lato, ha mostrato efficacia e voglia di fare risultato pur non giocando sempre un calcio entusiasmante. Come si dice in questi casi, che vinca la migliore. Le somme verranno tirate soltanto a seguire e bisognerà attendere che l'Inter disputi anche il recupero contro l'Atalanta a fine mese per poter avere un quadro completo, prima del rush finale. Senza ombra di dubbio l'obiettivo principale nerazzurro resta la vittoria dello scudetto, con il percorso in Champions League importante ma non essenziale al fine di consolidare la posizione in squadra dell'intero staff tecnico e degli stessi calciatori in organico. A proposito dello stesso Simone Inzaghi, sul quale ci sono state voci di un possibile allontanamento a fine stagione in caso di mancata vittoria del campionato, qualcosa potrebbe smuoversi in una direzione totalmente differente da quella ipotizzata. Parolo su Inzaghi dopo lo scudetto, se non resta potrebbe accettare proposte estere. Secondo l'ex centrocampista Marco Parolo, allenato in passato da Inzaghi alla Lazio e ora opinionista per DAZN, ha infatti rivelato come anche la stessa vittoria del campionato da parte di Inzaghi potrebbe indurre il piacentino a cambiare aria con la consapevolezza di non potersi ripetere una seconda volta. Potrebbe decidere di non restare e di accettare proposte all'estero, come quelle dell'Arabia Saudita, ha commentato Parolo con decisione. Uno scenario certamente inedito per un tecnico sempre piuttosto riservato su questioni di mercato, dal quale non è comunque mai trasparita l'intenzione di allontanarsi dall'Italia verso un campionato esotico come quello della Saudi Pro League. È già calciomercato estivo, Solé all'Inter. Il direttore sportivo del Frosinone spinge Solé verso le big italiane come Inter, Milan e Juventus, ha un potenziale pazzesco, ma è anche molto serio. Chiusa la sessione invernale di mercato con qualche colpo di rinforzo per le piccole realtà nostrane, buona parte delle big ha preferito restare indifferente per non rompere gli equilibri finora raggiunti in stagione. A meno di qualche lieve ritocco ritenuto necessario o addirittura indispensabile per il prosieguo dei giochi di campionato, come nel caso dell'operazione Tyone Buchanan per l'Inter. Ora il gruppo nerazzurro è pienamente concentrato sulla sfida contro la Juventus e tutte quelle che verranno da qui al prossimo futuro, comprese anche quelle di Champions League. Ma il mercato spesso non muore mai. E a proposito di bianconeri, Massimiliano Allegri è pienamente soddisfatto se non addirittura sorpreso delle prestazioni del giovane attaccante argentino Matias Solé ceduto in prestito al Frosinone la scorsa estate. Il calciatore è letteralmente esploso sotto la guida di Eusebio Di Francesco e vola in doppia cifra per gol realizzati grazie alla rete messa a segno su calcio di rigore ai danni del Milan. Come logico, un nome come quello di Solé è già dato per assodato all'interno delle gerarchie della vecchia signora, per il futuro come del resto quelli di Ailing Junior, Weah e Ilbiz. Tutte grandi promesse che faranno crescere il valore del club anche sul mercato. Ma difficilmente potrebbero essere immessi con tanta libertà all'interno del calderone di Serie A in favore delle dirette concorrenti. Inter compresa. Solé talento emergente. Angelozzi. Potenziale pazzesco, per il direttore sportivo del Frosinone,
Guido Angelozzi, Solé è comunque un profilo di altissimo livello che continua a crescere a dismisura. Non sarebbe una sorpresa vederlo vestire la maglia della Juventus da titolare, oppure quella di una qualsiasi altra realtà nostrana che ambisce allo scudetto. Potrebbe giocare anche nel Milan, nell'Inter o nella Roma. Alla sua prima stagione da titolare in Serie A mi pare sia terzo o quarto nella classifica marcatori. Ha un potenziale pazzesco, ha dichiarato il dirigente prima del calcio d'inizio della sfida giocata contro il Milan dai ciociari. Angelozzi ha poi rivelato, ha anche ricevuto un'offerta importantissima di recente, ma l'ha rifiutata perché è un ragazzo serio. Non va dai soldi ma alla crescita personale. La suggestione Inter resta comunque tale, nulla di più di un lancio privo di fondamento. A maggior ragione del fatto che sia ancora proprietà tangibile della Juventus, totalmente restia a voler intavolare trattative che favoreggino la rivale per lo scudetto. Inter, ma Buchanan, tanta la curiosità e Inzaghi traccia il primo parallelo. C'è nell'aria la curiosità che da sempre accompagna ogni nuovo acquisto e da questo punto di vista Tyone Buchanan non fa sicuramente eccezione. Il canadese è da tempo un osservato speciale degli uomini mercato nerazzurri e se non si fosse infortunato Cuadrado, sarebbe sicuramente arrivato a giugno, proprio perché già presente nei radar di Ausilio e Bacin, che avevano messo la sua relazione in cima a tutte quelle compilate in Viale della Liberazione. L'ormai ex Bruges è a disposizione di Inzaghi dalla trasferta di Monza, ma per adesso il tecnico nerazzurro non gli ha concesso neanche un solo minuto per il debutto ufficiale, coerentemente a quello che solitamente è il suo approccio con i giovani, soprattutto se provenienti da altri campionati. Mancato impiego che però non è sinonimo di trascuratezza, semmai di apprendimento e studio, fasi determinanti per come la vede Inzaghi, che infatti oggi ha attribuito valore alle qualità di Buchanan, è un ottimo calciatore e a mio parere è un quinto tutta fascia, molto bravo nell'uno contro uno. Viene da un altro campionato e deve apprendere, ma è con noi da un mese e migliora sempre di più. Basti guardare l'esempio di Bissek, che è stato bravissimo, ha appreso come una spugna, ha imparato da tutti e adesso è un titolare effettivo dell'Inter. Prima la descrizione del profilo, poi la costruzione del parallelo, quello con Bissek, cui Inzaghi aveva riconosciuto un'altra enorme qualità, la pazienza. Perché per un lungo periodo di tempo il tedesco non ha visto il campo, ma non si è mai lamentato e al momento giusto ha saputo essere utile. Stesse cose che il tecnico nerazzurro chiede al canadese. Strano non averlo visto neanche un minuto, così come è particolare la scelta di non farlo ancora esordire. Tanto che qualcuno si è anche sentito in dovere di avanzare un legittimo dubbio. Se finora Buchanan non è mai stato impiegato, allora non avrebbe avuto più senso investire su una punta, magari anticipando Taremi? Quesito lecito, ma il Porto è in lotta per il titolo e ha fatto capire di non volersi privare anticipatamente del proprio attaccante. A quel punto l'Inter ha scelto di procedere decisa verso Buchanan, anche per mettere il calciatore a proprio agio, al fine di farlo arrivare pronto a giugno, quando i nerazzurri avranno veramente bisogno di lui. Inzaghi intanto lo studia, ne osserva le movenze e la crescita mentale dopo i primi giorni di naturale timidezza. Buchanan è un calciatore di spunto che tanto ancora dovrà imparare dal punto di vista difensivo. Non è ancora uno di cui fidarsi a occhi chiusi, ma sicuramente lo diventerà. Con calma e giudizio.